Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell ta na na. Ciao amici, benvenuti in un'altra video ricetta di Vale Sceffa. Io sono Vale Sceffa, una sceffa un po' matta con una grande passione per la cucina. Oggi abbiamo cappellino natalizio, maglioncino tattico con fiocco di neve, ghirlanda dorata, ricettina super natalizia, il tronchetto di Natale. Una pasta biscotto ricoperta di panna, avvolta su se stessa dando la forma appunto di un ceppo, simbolo di buon auspicio, di fortuna e prosperità, avvolto su se stessa proprio dando la forma di un ceppo e ricoperto con cioccolato fondente, una ganache favolosa, e poi andremo a vedere bene. Verrà proprio una meraviglia e stupirete tutti i vostri ospiti a Natale, oppure se ve lo mangiate solo voi vi stupirete da soli come faccio io. Comunque andiamo a vedere come si fa, ma prima sigla! Eccoci qua pronti, andiamo subito a fare la pasta biscotto. Questa si può anche buttare. Iniziamo con le uova. No, aspettate un attimo, prima un attimo. Ecco qua, perché sennò il maglioncino va a farsi benedire. Anche proprio in tinta con Natale, rosso, rosso, tutta rossa. Iniziamo con le uova. Dobbiamo dividere i rossi dai bianchi. Iniziamo, abbiamo bisogno di 4 uova, appunto. Ah no, ecco, vi lascio qua tutti gli ingredienti, eccoli qui, questi sono tutti gli ingredienti per la pasta biscotto, poi man mano vi dirò gli altri per la farcitura e per la copertura finale. Iniziamo, dividiamo 4 uova rossi bianchi. Ed ecco l'ultimo, voilà! Bene, adesso fruste. Pizzico di sale e si montano a neve gli albumi. Bene, una volta che il nostro albume è montato, andiamo ad aggiungere lo zucchero. Sì, andiamo ad aggiungere lo zucchero nell'albume. Fidatevi di me, è una ricetta che è infallibile. Adesso. E andiamo a mescolare piano piano. Però incorporiamo intanto il nostro lo zucchero. Mettiamo tutto lo zucchero e voilà, e continuiamo ad amalgamare il tutto. Perfetto, una volta aggiunto tutto lo zucchero, guardate che crema meravigliosa, andiamo ad unire anche il nostro olio. Uniamo il nostro olio di semi, continuiamo a mescolare. Ora è la volta dei rossi d'uovo. Cerchiamo di, ecco, così e incorporiamo bene tutto qua. Ok, incorporiamo a filo, bene, bene, guardate che colore che viene. Voilà. Mettere tutto, girare, 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 girare. Qua ho bisogno della Marisa, la mia amica, della mia amica Marisa, che quando mi serve non c'è mai, sta eccola qua, sta bip, eccola qui. Facciamo, tu mi raccomando, recuperiamo tutto, perché in pasticceria ci vuole precisione, per quanto io non ce l'abbia, ci vuole, ecco, si sporcate le mani. Girare, girare, vediamo, guardate che cremina pazzesca della nostra pasta biscotto. Guardate, quando scrive vuol dire che è fatta bene, guardate qua. Adesso scorzetta di limone, proprio così, ecco, una grattatina così, diciamo, proprio così per dare quel gustino che a me piace. Si può omettere. Si può mettere anche di arancia, molto buono, che poi col cioccolato fondente. E poi lui, il mio estratto alla vaniglia.
un rum con dentro bacche di vaniglia tagliate che rilasciano questo aroma alla vaniglia, proprio buonissimo, un goccino proprio così, basta, già troppo, perché troppo. Perfetto, un goccino di estratto alla vaniglia. Adesso è tempo di distruzione, è tempo delle farine. Adesso andiamo ad aggiungere gli ingredienti solidi. Andiamo ad aggiungere la farina setacciandola. Perfetto. La farina. All right. E amalgamiamo bene il tutto. Dopodiché andiamo ad aggiungere il cacao amaro e l'amido di mais. Così. Ok, adesso andiamo a stendere la pasta biscotto su una teglia forno classica rivestita con carta forno. Mi raccomando, la carta forno è essenziale. Quindi andiamo. No, vabbè, c'è un profumo di cioccolato veramente pazzesco. Perfetto, adesso andiamo molto delicatamente a livellare. Perfetto, oh mamma, perfetto, una volta che abbiamo messo il nostro rotolo, il nostro ceppo, il nostro tronchetto, chiamatelo come volete, a riposare, andiamo a fare una ganache al cioccolato fondente. Abbiamo bisogno di due ingredienti, panna e cioccolato fondente. Andiamo a vedere come si fa. Ora ci dedichiamo alla farcitura, che sarà molto golosa, tanto ragazzi, sotto le feste non si può non mangiare dolci super golosi. Quando si parla di golosità, il mascarpone non manca mai, quindi abbiamo bisogno di mascarpone, panna, crema al pistacchio e zucchero e niente, via, si fa. Molto semplice, aggiungiamo la panna fresca, poi aggiungiamo il mascarpone e iniziamo a frullare molto bene insieme, facendo attenzione a non sfilizzare. Perfetto, dopo aver montato aggiungiamo anche 2 cucchiai di zucchero, 1 e 2. Montiamo ancora. E la nostra crema spalmabile al pistacchio, che adesso farò fatica ad aprire. Oh mamma, fatica. Aspettate, qua faccio palestra. Oh, ce l'abbiamo fatta, mamma mia.
Mamma mia, super pistacchio. Direi un bel cucchiaione di crema spalmabile al pistacchio dovrebbe bastare. Cucchiaione abbondante, quindi. Che spettacolo. No, vabbè. Mamma mia. Ci siamo, momento assaggio. C'è un profumo che non vi dico e non vedo l'ora di assaggiarlo. Mamma mia, veramente buonissimo, super goloso ma delicato, fresco. Questa crema al mascarpone e pistacchio ci sta benissimo. La ganache al cioccolato fondente, manco a dirlo, passa a biscotto, un dolce super goloso, freschissimo e davvero scenografico, perché sembra veramente un ceppo, pure con cocco rape sopra e sembra quasi la neve. Buonissimo, perfetto per queste feste. Io vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. E niente, spero appunto che vi sia piaciuta questa ricetta. Se ti piacciono i miei video e vuoi vederne altri così, iscriviti al mio canale. E niente, noi ci vediamo qui. Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo, sempre qui, con una nuova ricetta di Vale Chef. Ciao! Mamma mia, che buono. No, questo qua è buonissimo. Mamma mia. Ah, devo chiudere.